complessità, anche specificità, è comunque legata al movimento più generale dell'occupazione in zona. Sì. Nel senso che lì mi è sembrato uno dei luoghi, anzi può essere stato uno dei luoghi di, dire, di maggiore elaborazione politica, diciamo, della Grecia, per cui comunque non è una elaborazione politica neutra comunque, e quindi comunque mi sembra che questo faccia parte, vuol dire, di quel respiro, di quel territorio, e in qualche modo comunque ne puoi sentire anche le conseguenze da un punto di vista politico più generale. Sì. Cioè quanto, voglio dire, questa situazione ad Atene, in questo quartiere, sì, gioca la sua partita nella resistenza di questo quartiere? No, sicuramente ruolo gioca, però questo quartiere, attenzione, perché City Plaza non è Zacchia. City Plaza non è Zacchia. Cioè, non so se, sì, solo per capirci, allora, il quartiere è tipica, come dire, quello che poi chiamano così, abbastanza... è il quartiere anarchico, che poi in realtà è stato complicato di così, ma appunto semplificazioni giornalistiche. È vicino, vicinissimo, ma non è Zacchia City Plaza, è il quartiere di Vittoria, e cambia già tantissimo da un certo punto di vista, a poche centinaia di metri di distanza, dal punto di vista del tessuto sociale, della realtà politica, di tutta questa cosa qua. No, sicuramente fa parte, è una delle esperienze di punta del movimento di resistenza, non solo delle occupazioni, ma anche qui in generale no, contro la droga, il quartetto, adesso veramente è un pezzo aereo, politiche di austerity, il governo di Siriza, certamente ne fanno parte essenziale, sono uno dei soggetti più, sono tanti soggetti attivi, non sono tre, però loro sono sicuramente tra i tanti, appunto, in prima fila. Posso dire una cosa, secondo me, che è abbastanza esemplificativa per spiegare? Io sono stato al City Plaza un attivista, mi sono presentato lì, ho fatto una settimana a portare, preparare le candele, a dare una mano. È stata un'esperienza bellissima. La prima cosa che chiunque, qualsiasi persona vede quando arriva all'interno di questo hotel meraviglioso, che bisogna dirlo, è meraviglioso. Tutta la situazione è bellissima, questa è una cosa che secondo me va molto... Spiegate, è un cartello in cui si definisce che quello è un luogo politico. Quello non è un luogo, è definito subito. E loro ci tengono moltissimo a questo, al fatto che non ci sia una solidarietà attiva, quindi i migranti quando entrano diventano parte di quel processo. Si definisce bene che questa non è una ONG, non è una cosa assistenziale. Quindi in realtà c'è un percorso che è internazionale alla fine, nel senso di solidarietà attiva. Questo è, City Plaza fa parte dell'hotel più bello del mondo, come viene definito. D'Europa. Del mondo, io. Ti estendi. Mi estendo. Perché in realtà riesce a unire due cose fondamentali, ci sono i campi, di quelli informali, i domeni. Il City Plaza riesce a rendere la vita vivibile, cioè le stanze ci sono stanze più grandi e stanze più piccole. In realtà questo albergo è stato costruito principalmente sulla bolla speculativa delle Olimpiadi. È stato fatto praticamente, tutto è tappezzato di moquette rossa, è un posto assurdo in realtà. E quando si passa, si salgono queste scale, ovviamente in un'occupazione non si prende l'ascensore, perché per propri motivi di sicurezza, quindi sono questi sette piani da fare a piedi, e passando solamente dalle scale si vedono le stanze più grandi dove stanno le famiglie, le stanze più piccole dove in realtà si incontrano delle persone. Il mio primo compito di facchino a City Plaza è stato accompagnare questo ragazzo del Congo con questo cinquantenne iraniano che non si erano mai incontrati, che sarebbero stati
per esempio, due compagni di stanza, adesso non so fino a quando. Però la cosa molto interessante è questo modo di vivere insieme che sicuramente è politico, cioè sicuramente è qualcosa che comunque, come vedrete dopo nel film, è quella che è stata la nostra esperienza negli ultimi momenti dei campi che erano autogestiti dai migranti. C'è un modo in realtà per creare qualcosa in più. Quello che diceva prima Olga, del fatto che City Plaza nella sua esistenza dimostra il fatto che le cose possono funzionare, in realtà ci sono vari esempi. Secondo me etichettarli, dopodiché metterli contro, in realtà quando anche le persone normali del quartiere vedono che c'è una situazione che funziona, dopodiché secondo me più che altro ci si scambia, diciamo, il processo politico inizia di questo allargarsi nel quartiere, non a viceversa dell'imposto. Sì, poi appunto questa è quello che dicevo all'inizio, no? Cioè questa cosa di, diciamo, di tenere sempre, quindi non solo dimostrare che si può fare diversamente, e addirittura lo si può fare appunto con pochi mezzi, senza tutto, ma poi che, perché la cosa è anche, loro hanno preso nel centro della città, non so perché era disponibile lì, c'era quello lì vuoto, ma perché mentre i campi sono tutti fuori, quindi la politica è quella di metterli lontani dai centri abitati, in zone possibilmente isolate, dove non ci sono i trasporti, dove entrare in contatto col tessuto cittadino è, che non dico, non è del tutto impossibile, ma molto faticoso, molto faticoso. Aspetta l'autobus, ma quando c'è, alcuni sono troppo isolati che non ci si arriva, no? Invece questa qui è proprio l'idea concretizzata di una vita dentro al tessuto sociale delle città, in relazione stretta con il quartiere, la popolazione, non una torre d'avorio dove stanno rifugiati, volontari e persone dei movimenti in senso lato, di nuovo isolati dal resto. Infatti una delle prime cose che hanno fatto dopo essersi, diciamo, minimo sistemati, è stata questa grande festa in Piazza Vittoria, che è stata tutta una giornata di presenza, e pranzo sociale, cucina sociale con il tavolone, la vedrete dopo, musica la sera, cioè, e quello è stato, diciamo, è stato un momento di esempio, ma è così, non si può dire che il quartiere vada e venga dal City Plaza, però, cioè, no, ma il quartiere non va e viene nemmeno dalle case della signora Sofia e della signora Maria. Però c'è questa permeabilità, ci sono persone che vanno, che entrano, loro escono quando e come gli pare, perché vanno, fanno le loro cose, quindi e comunque è un po' in un certo senso molto in minore, il caso da Montello è molto diverso, ma voglio dire, lo prendo solo a spunto per dire che anche attraverso questa realtà che c'è lì, di fatto anche un quartiere che all'inizio era spaventato, dove c'era una presenza di persone di destra estrema che montava, soffiava sul fuoco. Io mi ricordo le ultime settimane di Piazza Vittoria, mentre le prime settimane, quando erano tutti per strada, no? Era relativamente tranquillo, diciamo, cioè era un disastro, però non c'era gente che straprotestava, anzi. Io mi ricordo di aver visto in serate piovose qualcuno che per la piazza che è quadrata, rettangolare, non preso le misure, comunque ci sono dei cordoni, no? Dove case, circondata la casa, e qualcuno apriva il portone perché si riparasse qualcuno dalla pioggia, però invece le ultime settimane il gruppetto dei cittadini più alzati dai soliti noti è venuto in piazza
con cartelle a dire via di qui, cittadini cosiddetti preoccupati o indignati. Ecco, invece quello lì funziona anche così, da esempio, che invece non succede niente, cioè non succede niente, che si può convivere che tutta quella fantasia di assalti, delinquenza, stupri, furti e quant'altro mai, comunque una fantasia che in realtà è così che deve funzionare, no? Le persone sono integrate, cioè vivono in mezzo agli altri, insieme agli altri, nel centro delle città, nelle città, avendo rapporti con chi ci sta, con il quartiere, con tutto il resto del mondo intorno. Riguardo alle procedure, sì, certo, cioè, poi ciascuno di loro, c'è chi ha chiesto il ricongiungimento familiare, c'è chi, alcune, per esempio questa, ma non c'è di me, comunque questa ragazza che è lì col figlio adesso, prima c'era anche il marito è riuscito rocambolescamente ad arrivare in Germania, adesso che c'è, cioè, chi richiede il ricongiungimento non solo perché ha parenti che già stavano, ma anche perché magari è arrivata con un pezzo di nucleo e poi quello che era più in condizione di farlo, meno a rischio per farlo, ha cominciato ad andare avanti e il resto si spera a seguire. C'è chi ha chiesto il ricollocamento in altri paesi, però per esempio una cosa che mi dicevano in questi giorni è che sempre di più sta succedendo che chiedono l'asilo in Grecia, perché comunque in questo periodo, che sia già l'anno per chi c'è rimasto, c'è stato tutto quest'anno e dopo, e che siano meno mesi perché alcuni, sto dicendo che la maggioranza comunque se ne vuole andare, però anche perché in Grecia, mi dicevano, cresce il numero di quelli che invece qui in questi mesi hanno stabilito legami, hanno stabilito relazioni, e quindi magari qualcuno lo anche, cioè qualcuno lo conosco che tutti, come dire, in nero o molti in nero, però si trova qualche lavoretto, qualche... E allora l'idea per alcuni, l'idea poi comunque, voglio dire, la Grecia certamente è più simile al tipo di vita che facevano prima che con la Svezia, da tutti i punti di vista. E...